quello che ci occorre per realizzare la nostra culla per la bambola, quindi per i reborn o bambolotti vari, è una base di compensato che misura 25x40 cm, un uncinetto numero 7 e della fettuccia. Io ho scelto il rosa e il biscotto come abbinamento, e vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. I fondi li realizziamo noi artigianalmente, quindi se vi occorrono di altre misure perché avete bambolotti più grandi o più piccoli, potete contattarci per un preventivo. Allora, per iniziare prendo l'uncinetto, ho fatto il cappio e inizio in un foro qualsiasi della nostra culla. Ad esempio, io parto subito qua perché voglio farvi vedere la curva con gli aumenti. Allora, mi inserisco qui e vado a fare una maglia bassa. Durante la curva invece andremo a fare degli aumenti. Aumenti che però dovete tenere presente che possono variare in base al tipo di fettuccia che utilizzate, dato che non sono tutte uguali, potete avere la fettuccia più grossa o più piccola e quindi possono servirvi più o meno aumenti, ma anche in base alla vostra mano, se tirate di più o di meno gli aumenti possono diciamo variare. Quello che però dovete tenere conto è che la culla deve venire su dritta, non deve imbarcarsi all'interno. Se si imbarca all'interno è perché sicuramente avete messo troppe poche mani. Quindi tornate indietro, aggiungete dei punti. Semplicemente questo è il sistema. Quindi io adesso punto qui e vado a lavorare due maglie basse, una che l'ho appena fatto, al ripunto nello stesso foro e vado a lavorarne una seconda. Nel foro a fianco ne faccio una sola e alterno questo per tutta la curva. Quindi un punto vado a lavorare due maglie basse all'interno, nell'altro ne lavoro una sola. Quindi adesso ne faccio due. Nel foro successivo ne lavoro una sola. In quello dopo ancora di nuovo vado a farne due. In quello dopo ancora ne faccio una e così via procediamo. Così. Una volta terminato il giro andiamo ad unirci con una maglia bassissima nel primo punto che abbiamo fatto in questo modo, una catenella, e voltiamo il lavoro perché dobbiamo andare a lavorare nella parte esterna. Una volta che abbiamo girato il lavoro della parte esterna andiamo a fare un giro di maglie basse lavorando le maglie così come si presentano. Quindi per ogni maglia, diciamo del giro precedente, andiamo a lavorare un punto basso. Vedete? In questo modo procediamo così per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, adesso dobbiamo andare a fare punto canestro, ovvero una maglia bassa presa normalmente e una maglia bassa presa nel giro prima. Allora, adesso non vado a fare la maglia bassissima di chiusura perché non la farò più, entro direttamente nel punto e lavoro una maglia bassa, la prima maglia bassa diciamo normale. Adesso devo andare invece a puntare qui in basso in modo da poter fare punto canestro. Dopodiché il punto successivo vado di nuovo a fare una maglia bassa normale, quello dopo ancora vado a fare punto canestro, quindi punto, vedete, nel giro sottostante quasi attaccato al legno. Poi faccio di nuovo una maglia bassa e poi vado di nuovo a puntare invece sotto. Una maglia bassa e un punto dove vado, vedete, proprio qui in basso,
e si creano questi punti allungati. Devo procedere in questo modo per tutto il giro. Quindi forse prima non l'ho specificato, a parte gli aumenti che abbiamo fatto nel primo giro puntando nella base, io non ne ho fatti altri perché, come vedete, la culla sta dritta e non tende a incurvarsi verso l'interno. Se a voi ne occorrono altri potete farne qualcun altro, ma in linea di massima io non vado più ad aumentare, e soprattutto cercate di fare gli aumenti, dato che facciamo punto canestro, tutti nel primo giro se fosse possibile, altrimenti poi il motivo non vi quadra. Guardate, ho terminato il giro facendo l'ultima maglia bassa e adesso sono qui che devo iniziare il giro successivo. Il giro successivo si andrà a fare scambiato, ovvero dove abbiamo la maglia bassa, quindi la prima maglia che io ho qua è una maglia bassa, adesso dovremo andare a fare il punto allungato, e dove abbiamo il punto allungato invece faremo una maglia bassa normale. Quindi vedete che io qui, avendo come prima cosa una maglia bassa, punto sotto nel buchino, vedete che intravedete qui, esattamente sotto la maglia. In questo modo mi si crea, vedete, il punto allungato. Il punto successivo, che è un allungato, invece punto qua sopra normalmente e vado a fare una maglia bassa. Dopo vado di nuovo a puntare nel rigo sotto per fare di nuovo un punto allungato. Quello successivo invece una maglia bassa normale, e quello dopo ancora invece punto sempre sotto per farlo allungato. Poi facciamo una maglia bassa normale e poi facciamo di nuovo un punto allungato. Una maglia bassa normale e un punto allungato. Vedete che in questo modo il motivo si scambia e viene fuori questo punto, che è proprio punto canestro. Proseguiamo così per tutto questo giro e per altri due giri, sempre con lo stesso colore e sempre facendo questo punto. Allora, una volta che ho realizzato tutti e quattro i giri, vedete, questo è il risultato. Adesso vado a tagliare qua, perché dobbiamo andarci a inserire con il colore rosa. Allora, colore rosa, che vedete, vado a inserirmi in questo modo, ovvero devo iniziare col punto canestro, quindi punto qua sotto dove dovrei puntare e aggancio il filo rosa, lo estraggo e chiudo facendo una maglia bassissima, una maglia bassa, scusatemi. In questo modo vedete che ho fatto il cambio colore sempre sulla stessa riga e senza nodi. Ho le due codine qua che adesso incastrerò nella lavorazione prendendole assieme per nasconderle. Quindi procedo adesso in questo modo di nuovo a lavorare esattamente come facevamo prima, alternando una maglia bassa a un punto canestro, un punto allungato dove andiamo a prenderlo nella riga sottostante, e con il color rosa dovremo andare a lavorare due giri, quindi questo qui che abbiamo appena iniziato più un altro. Voilà, vedete, questo è il risultato. Procedo quindi in questo modo per questi due giri. Una volta terminati anche i due giri di rosa, di nuovo andiamo a staccare il filo e riprendiamo quello beige, perché dobbiamo andare a fare un altro giro di nuovo con l'altro colore. Quindi come prima, appunto, qui devo fare iniziare col punto allungato, ma aggancio il filo dell'altro colore in questo modo e chiudo facendo una maglia bassa. Così vedete che non c'è assolutamente alcun scalino e non si vede dove noi stiamo andando a fare i cambi. Queste due ho di nuovo le codine che vado a farle passare all'interno mentre lavoro, in modo da farle sparire, e proseguo di nuovo in questo modo facendo tutto un giro sempre con lo stesso punto, però dell'altro colore. In questo modo, quindi proseguiamo così per tutto questo giro. Allora,
arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare quelli che saranno i manici della nostra culletta. Allora, io qui ho terminato di nuovo il primo giro di color beige e ho iniziato il secondo. Poi, come vedete, sono andata a posizionare qui e qui due marcapunti che ho posizionato in questo modo. Ho individuato quello che era più o meno il centro qua della mia culla e dal centro ho contato 15 maglie e 15 maglie per un totale di 30 punti, quindi nei 30 punti qui, contando 15 e 15 dal centro, sono andata a mettere un segnapunto che delimita quella che sarà la cupola della nostra culletta. Adesso invece dobbiamo andare a vedere come fare i manici. Prendiamo sempre come punto di riferimento questo marcapunto, perché il manico andrà a fermarsi due punti prima del nostro segnapunto e comprenderà un totale di 6 maglie. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 più le due che dovete lasciare di spazio, quindi 8 maglie in totale. Quindi una volta che arrivate a 8 maglie prima del marker, a questo punto interrompete e andate a lavorare 6 catenelle. In corrispondenza saltiamo 6 punti di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a puntare nel sesto e andiamo, devo fare in questo caso una maglia bassa. E questo è il nostro manico che dopo andremo a riempire di maglie basse. Dopodiché proseguo a lavorare di nuovo il mio punto canestro alternando i punti come prima. Qui dove ho il marker lo tolgo, lavoro il mio punto e vado a rimetterlo perché ci servirà ancora come punto di riferimento per il giro successivo. E adesso devo ripetere la stessa cosa di qui, quindi qui lavoreremo tutte le nostre maglie. Una volta arrivati al marker lavoreremo ancora due punti e dopodiché faremo di nuovo le nostre catenelle e il nostro manico e completeremo il giro. Dopodiché ho iniziato un altro giro, ho proseguito così a lavorare sempre a punto canestro e adesso, una volta che siamo qui di fronte a quello che è il nostro manico, dobbiamo puntare all'interno del manico, quindi non all'interno delle stesse catenelle ma del manico, e andare a lavorare 9 maglie basse. E 9, voilà, ed ecco che abbiamo realizzato anche il nostro manico. Adesso puntiamo di nuovo qui all'interno delle varie maglie e andiamo a proseguire e a concludere questo che è l'ultimo giro, diciamo, che lavoreremo tutto attorno alla culla, perché dopo lavoreremo solo più la cupola, e andiamo quindi a completare il giro fino ad arrivare qui dove andremo poi a chiudere. Allora, arrivati qui nella chiusura, quindi devo raccordarmi per finire il giro, prendo l'uncinetto, esco dall'asola, mi inserisco nel punto qui dove devo fare il raccordo, aggancio l'asolina e la faccio passare all'interno. In questo modo abbiamo, diciamo, concluso e chiuso e raccordato i giri senza che si vedano scalini o altro. E questa è la nostra base della culla. Adesso andremo a puntare, quindi staccheremo l'uncinetto, faremo un nuovo cappio e andremo a puntare qui per lavorare quella che sarà la nostra cupola. Allora, arrivati a questo punto, vado a inserirmi nel punto dopo, quindi non nello stesso ma nel punto dopo a dove ho messo il marker, mi inserisco con l'uncinetto e vado a fare un punto basso. Mi sposto poi nel punto a fianco e proseguo a lavorare a punto canestro normalmente. Arrivati da questa parte dobbiamo fare l'ultimo punto, nel mio caso è un punto canestro, quindi punto qui, estraggo il filo e poi chiudo direttamente senza andare a ricaricare il filo sull'uncinetto, vado direttamente a chiuderlo. In questo modo vedete che il punto leggermente si abbassa. Fatto ciò dobbiamo tagliare il filo e sfiliamo l'uncinetto, voilà. Adesso giriamo di nuovo il lavoro, ripartiamo da questo lato qui e di nuovo iniziamo. Non partiamo nel primo punto,
Ma partiamo nel secondo. Voilà. E ricominciamo. Quindi vedete che abbiamo saltato un punto, ricominciato in questo modo, in modo che si crei, diciamo, questo scalino, questo degradé. Di nuovo lavoriamo i punti così come si presentano fino ad arrivare dall'altro lato, dove di nuovo andremo a chiudere il giro nello stesso modo di prima, ma invece di andarlo a chiudere qui andremo a chiuderlo di nuovo un punto prima. Di nuovo dobbiamo saltare un punto, ok? Quindi vedete che questo era l'ultimo punto del giro successivo, questo è il penultimo che diventa il mio ultimo, quindi vado di nuovo a puntare qui e poi chiudo senza più agganciare il filo in questo modo e vedete che di nuovo anche qui mi si è creato il degradé. Di nuovo stacco il filo, taglio perché stacco sempre il filo perché appunto canestro non si può lavorare andata e ritorno, si può lavorare in un senso solo, quindi dobbiamo ogni volta tagliare il filo e ricominciare dallo stesso lato. Che è questo. Detto ciò, dobbiamo proseguire a lavorare altri due giri esattamente come questo. Quindi ogni giro che iniziamo dobbiamo iniziare un punto dopo e terminare un punto prima, in modo che si crei questo dislivello, diciamo. Dobbiamo lavorare nello stesso modo altri due giri. Una volta realizzati anche i quattro giri della cupola, adesso con l'uncinetto andiamo a inserirci qui alla base con il colore rosa e andiamo a fare un punto basso per ogni punto. Arrivati da questo lato, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e adesso andiamo a fare quello che sarà lo smerletto della nostra cupola, ovvero dobbiamo fare un'altra catenella, due che sostituiscono una mezza maglia alta, puntiamo all'interno dello stesso punto e andiamo a lavorare un totale di 5 maglie alte, quindi la prima sono le catenelle, questa è la seconda, vado a lavorare la terza e 5. Voilà. Salto due maglie, punto salto una maglia, punto nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Dopodiché salto di nuovo un punto, mi sposto in quello successivo e vado a lavorare di nuovo 5 maglie, mezze maglie alte. Salto un punto, vado nel successivo e faccio una maglia bassa. Salto di nuovo un punto, vado nel successivo, quindi salto un punto, vado nel successivo e di nuovo lavoriamo 5 mezze maglie alte. Voilà, salto un punto, nel successivo faccio una maglia bassa, salto di nuovo un punto e nel successivo nuovamente andiamo a ripetere i gruppetti di maglie, mezze maglie alte per ricavare, diciamo, questo smerletto. Ok? Quindi dobbiamo proseguire tutto il giro in questo modo. A questo punto è terminato lo smerletto, dobbiamo proseguire facendo un ultimo giro di maglia bassissima con il rosa tutto lungo la nostra cesta. Quindi puntiamo nei diversi punti e andiamo a fare una maglia bassissima in modo da ottenere un profilo rosa lungo tutta la culla. Vedete che sto passando anche attorno ai manici, ai punti dei manici. E così facendo vedete che si crea questo profilo rosa. Quindi procedo fino ad arrivare all'altro lato. Dopodiché abbiamo terminato la culla. Vedete? In questo modo, quindi procedo così.
Guardate, questo è il risultato della culla terminata, adesso non mi resta che andare a far passare i fili. Voglio però farvi ancora vedere una cosa, come realizzare una piccola copertina da poter mettere qui davanti. Copertina che andiamo a realizzare con la fettuccia beige. E che partiamo avviando una ventina di catenelle, ne ho avviate 20. Fatto questo, ne faccio una in più per girare, dopodiché vado a lavorare un punto basso per ogni catenella. Una volta arrivati al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie così come si presentano, facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante e dobbiamo procedere a lavorare tanti giri di maglia bassa quanti, diciamo, da questo punto qui dove iniziano i manici fino a qui dove inizia la curvatura della nostra culla, ok? Quindi un pezzo di tanti giri più o meno che corrisponda a questa lunghezza. Allora, guardate, sono qui con la nostra copertina, ho realizzato 19 giri di maglia bassa e adesso dobbiamo andare a realizzare la stondatura per realizzare quella che sarà la curva e seguire, diciamo, l'andatura della base, della culla. Quindi, una volta arrivati qui, faccio una catenella per girare, lavoro la prima maglia bassa, salto il punto successivo e vado in quello dopo ancora. Quindi vedete, non punto qui, ma vado direttamente in quello dopo. Salto un punto, quindi faccio una diminuzione. Lavoro tutti gli altri punti normalmente. Arrivati qui al termine del giro, saltiamo il penultimo punto e andiamo a lavorare direttamente l'ultimo. Quindi abbiamo saltato, diciamo, il secondo punto all'inizio e il penultimo punto alla fine. Adesso facciamo una catenella, il giro successivo andiamo a lavorare le maglie così come si presentano senza fare diminuzioni. Quindi andiamo a fare un giro di maglia bassa normale. Voilà, una catenella, voltiamo il lavoro, il giro dopo di nuovo andiamo a fare le diminuzioni, quindi lavoriamo la prima maglia bassa, il secondo punto invece lo saltiamo, questo punto lo saltiamo e andiamo a puntare nel terzo, direttamente nel terzo. Vedete che in questo modo incominciamo a ottenere una piccola stondatura, quindi adesso lavoreremo tutte le maglie basse così come si presentano. Arrivati qui, salteremo la penultima e punteremo direttamente nell'ultima, proprio per continuare ad arrotondare. Quindi vedete che sono arrivata qui alla fine, salto il penultimo punto, vado direttamente nell'ultima e lavoro l'ultima maglia bassa. Una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare altri due giri dove continueremo a fare le diminuzioni. Quindi lavoriamo il primo punto. Il secondo lo saltiamo, andiamo nel terzo e proseguiamo così fino alla fine. Vedete che si fa sempre una volta più stondato. Proseguiamo così fino alla fine del giro, dove di nuovo salteremo il penultimo punto e lavoreremo sull'ultimo. Continuiamo così per due giri. Allora, una volta realizzata la nostra copertina, andiamo a prendere il filo rosa, andiamo a inserirci qui in un angolo e andiamo a lavorare una serie di maglie bassissime.
vedete, in questo modo per bordare la nostra copertina. Arrivata qui sull'angolo, andiamo a fare 5 catenelle che andiamo poi a chiuderle facendo una maglia bassissima nello stesso punto di prima. In questo modo abbiamo formato un'asola che servirà poi a fissare la coperta con due bottoncini ai lati della culla. Adesso proseguiamo sull'altro lato sempre con il nostro giro di bordatura. Quindi procediamo in questo modo. Arrivati qui, prima di chiudere faremo di nuovo le catenelle per fare l'asolina anche dall'altro lato. Arrivati quindi dunque qui in cima, prima di chiudere andiamo a fare ancora le altre 5 catenelle. Dopodiché ci raccordiamo nel primo punto facendo sempre una maglia bassissima. E in questo modo abbiamo terminato la nostra coperta. Guardate, questo è il risultato finale della mia culletta per il reborn, la mia bambolina. Quindi questa è la culla, vedete, l'ho realizzata quindi così, in questo modo, non ho la cupola ma questo smerletto, e poi per di più abbiamo fatto la copertina che sono andata a fissare con dei bottoni che ho cucito, e poi sono andata a inserirci l'asolina che avevamo realizzato catenelle nella bordatura della coperta. Vedete, in questo modo è removibile e si può togliere oppure mettere, quindi vedete che adesso la togliamo. E così vi faccio vedere che all'interno ho messo sì la bambolina, ma anche cuscino e materassino che ho foderato in stoffa. Questa è una stoffa fantasia di Piquet, ci sono diverse fantasie, poale, selline, cuoricini, ci sono diversi colori, diverse fantasie, poi ovviamente c'è la tinta unita. Io l'ho scelta così a poa perché la bambolina mi è arrivata con questa maglia sempre con i poa, e quindi mi sembrava proprio uguale, e ho scelto i poa per questo motivo. Quindi questo è quanto. Vi ricordo che tutto il materiale, quindi la base, materassino, cuscino, lo trovate sul nostro sito. Se avete bambole di misure diverse, quindi la mia qui è piccolina perché è un 35 cm di lunghezza la bambola, se avete misure differenti, quindi una bambola più piccola, più grande, potete anche chiederci misure personalizzate, potete chiederci un preventivo, facciamo sia le basi di altre misure che ovviamente cuscino, materassino e tutto quanto tagliato su misura per quello che vi occorre. Quindi questo è tutto. Ho utilizzato in totale 3 bobine di fettuccia, 2 del colore principale, quindi nel mio caso il color biscotto, e una del color rosa. Detto ciò, con la fettuccia ho realizzato anche la copertina, è tutto sempre nei 3 gomitoli. Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarla sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Mi raccomando, aspetto le vostre foto, e se volete iscrivervi al canale per far crescere la nostra community sono sempre molto contenta. Un bacione, grazie a tutte, ciao!